sono i libri che dobbiamo andare a recuperare se vogliamo avere la prima infarinatura di taoismo. Nelle librerie italiane le edizioni più note e più diffuse sono quelle delle edizioni Adelphi, che sono questi qua. La versione più nota del Tao Te Ching in Italia è questa qui delle edizioni Adelphi. Qual è il problema di questa edizione? Che peraltro è molto diffusa. L'autore, o meglio il curatore di questa edizione, perché l'autore sarebbe Lao Tzu, ha affrontato il testo da un punto di vista filologico e quindi l'ha ricostruito secondo quello che secondo lui era il problema della rimescolanza. I testi cinesi nell'antichità erano scritti su delle tavolette delle listarelle di bambù che poi venivano legate. Un verso di un'opera veniva scritta verticalmente su una listarella. Se, come succedeva talvolta, la legatura saltava e di conseguenza si liberavano le listarelle di bambù, poteva avvenire che nel momento in cui andava a venire rilegato nuovamente il testo, potevano esserci delle mescolanze diversi. Lo scopo dell'edizione, che è pubblicata per i tipi dell'Adelphi, era proprio quella di recuperare un senso del testo originale. Quindi i versi che si pensava fossero nella posizione sbagliata sono stati ricollocati. Però questo approccio, per quanto scientifico, è sicuramente interessante, ha un grandissimo limite. Non restituisce il testo che è classicamente studiato dai taoisti cinesi. Se vogliamo capire il testo, come è stato tramandato e le conseguenze che derivano da questa tradizione, non possiamo affrontare la lettura della versione di Duyen Dak. È interessante, molto interessante, perché ha anche un approccio, e questo è l'altro problema di questa edizione. Anche un approccio alla traduzione particolare, cerca di andare a capire il senso remoto delle parole, però non restituisce molto bene il senso della tradizione del Tao Te Ching. L'altro testo importante, sempre per i tipi dell'Adelphi, è lo Sanze. Attenzione però che anche questo ha un piccolo problema, è una traduzione pregevole, cioè molto letteraria, e siccome lo Zhuangzi, a differenza del Tao Te Ching, è un testo molto letterario, è fatto di racconti, di aneddoti, è molto anche divertente, ci sono dei punti che sono veramente uno spasso da leggere, e quindi la restituzione di buona scrittura è importante per leggere lo Zhuangzi, però ha un limite grossissimo. Purtroppo, è una traduzione di una traduzione, non voglio entrare neanche nel merito del discorso, però questa è una traduzione dal cinese al francese e poi dal francese all'italiano. Quindi ovviamente qualcosa si perde nel doppio passaggio. E poi un altro testo assolutamente necessario per capire molto bene il contesto del pensiero cinese, teniamo conto che i richiami a questo testo ci sono sia nel confucianesimo che nel taoismo, è Li Ching, il libro dei mutamenti, per intenderci il classico libro composto da trigrammi e il loro commento, perché è un testo assolutamente più remoto di quelli del taoismo e del confucianesimo, che tratta molto bene l'aspetto, diciamo, sciamanico, di derivazione sciamanica della cultura cinese. Fino a qualche anno fa questi erano i testi che erano più o meno offerti, cioè c'erano solo altre edizioni, c'è un'edizione pregevolissima della UTET a cura di Tomasini, se non sbaglio, che raccoglie i tre testi principali del taoismo, Lao Tzu, Zhuangzi e Lietzi. C'è una riedizione recente, un po' costosa, però non mi piace, nel senso non mi piace, è molto ingombrante, bruttarello da vedersi, non è molto da collezione. Siccome ho diverse traduzioni di questi testi, per adesso l'ho lasciato passare. Una edizione assolutamente pregiata, molto bella, che non ho acquistato però nella sua versione per i tipi Urrà,
ma nella sua versione economica per i tipi Feltrinelli è il Tao Te Ching a cura di Antonio Centena Sabadini. Qual è la peculiarità di questa edizione che ne fa veramente un piccolo gioiello della nostra editoria? È composto da una traduzione offerta da Sabadini, alcune traduzioni alternative di rilievo maggiore, un commentario ovviamente al capitolo in corso, ma la cosa assolutamente più bella è che presenta l'analisi del testo. Quindi carattere per carattere, non si riesce molto a vedere bene, ok, carattere per carattere viene affrontato la traduzione con alcune traduzioni alternative del termine, quindi veramente dal punto di vista filologico ed esegetico questo testo è pregevolissimo perché permette di approfondire tantissimo la densità tipica del Tao Te Ching. È proprio il problema delle traduzioni di cui parlavo. I termini in cinese antico, che sono ideogrammatici, possono presentare diverse alternative di traduzione e quindi a seconda della sensibilità di chi traduce il testo, ne derivano diverse traduzioni, con significati spesso opposti. Io faccio riferimento moltissimo a questa edizione, tra l'altro non è particolarmente costosa da quando hanno pubblicato la versione economica, diciamo, sono 14 euro. Sabadini ha curato anche le traduzioni del Zhuangzi e del I Ching. Anche questi sono abbastanza costosi e per adesso non li ho acquistati sperando in una riedizione economica. Per le tasche un po' più esigenti e quindi un po' più vuote, recentemente la Newton Compton ha pubblicato nella sua collana Live, che è un revival dei 1000 pagine 1000 lire, qui in questo caso 0,99 euro, il libro del Tao. Questa è una traduzione assolutamente pregevole, permette sia di cogliere l'aspetto più filologico dell'edizione Adelphi, sia di affrontare l'aspetto tradizionale della traduzione, che va assolutamente bene. Invece dello Zhuangzi, a cura di Leonardo Vittorio Arena, era uscito qualche anno fa per la Burr una traduzione dal cinese. Non mi piace molto perché dal punto di vista letterario non è proprio il massimo. Però spesso per chiarire il significato più filologico di alcuni passaggi, diciamo che la doppia lettura, cioè io come riferimento utilizzo sempre l'edizione Adelphi, molto scorrevole, molto bella. In alcuni passaggi mi rifaccio a questa per capire un po' il significato più letterale, meno letterario, più letterale. Però ha il difetto che spesso prende alla lettera alcune terminologie, tipicamente utilizza il binomio cuore barra mente, perché nel pensiero cinese sono tutt'uno, cuore e mente. Secondo me, con un'approssimazione maggiore, ma con una resa migliore, l'edizione Adelphi traduce quel doppio termine con anima, secondo me rende meglio. Quindi deve, insomma, deve piacere. Se qualcuno vuole un testo più rigoroso, si rivolge a questa edizione, altrimenti se vuole una traduzione migliore dal punto di vista letterario, sceglie quella Adelphi. Ultimo, ma in realtà per primo, e cerco di essere stringato perché il video sta incominciando ad allungarsi parecchio, è Confucio, i dialoghi. C'è un'altra edizione per i tipi sempre della Delphi, ma non in edizione economica, la classica biblioteca Delphi, che è abbastanza costosa. Questo volume non è tanto meno costoso in realtà, siamo più o meno nell'ordine dello stesso. È per la piccola biblioteca Einaudi. Ha il pregio di avere ovviamente il testo a fronte perché leggere, diciamo, l'avversario, tra virgolette, storico del taoismo, perché per comprendere alcune questioni sollevate dal taoismo bisogna aver letto anche Confucio. In realtà bisognerebbe aver letto tutti i quattro classici del confucianesimo. Molto spesso il taoismo va in polemica rispetto agli insegnamenti di Confucio. Ma questo è l'argomento del prossimo video.